Mister, quinta vittoria di fila, insomma, non è facile mantenere questa concentrazione e determinazione e riuscire in qualche modo a trovare i tre punti. Oggi il Francavilla ha disputato sicuramente una buona gara, però poi le occasioni migliori le ha costruite comunque la Fidelis. Sì, non è semplice gestire anche quattro vittorie consecutive, perché rischi di avere un calo naturale, psicologico. Invece questa squadra ha dimostrato di essere una squadra matura, forte. Vincere oggi questa gara contro un buon Francavilla, rimarchiamo il fatto che Francavilla è la prima sconfitta che subisce fuori casa, il primo gol che subisce fuori casa, quindi una partita per nulla scontata dal punto di vista del risultato, quindi questo ci fa capire la maturità che sta acquisendo questo gruppo. C'è soltanto da fare dei grandi complimenti a questo gruppo di ragazzi. Sembra, mister Scaniciella, aver trovato un po' la quadra giusta, il vestito tattico giusto per questa squadra. Sì, noi diciamo che questo vestito mi riservo il fatto di poterlo tagliare volta per volta, anche in base a quello che succede durante la gara e anche rispetto al sistema di gioco della squadra avversaria. Però è chiaro che adesso abbiamo queste ultime gare, abbiamo trovato questa compattezza e questa fluidità e questa anche qualità nello sviluppo offensivo che cercheremo di portarlo quanto più a lungo possibile. Non c'è tempo per rifiatare, c'è subito la Coppa mercoledì, poi c'è nuovamente l'Ischia, sempre in casa, sempre qui al Degli Ulivi, tre gare di fila tra le mura amiche. Che cosa immagina la Fidelis di Scaringella per queste tre partite? Avevo detto anche in passato di fare un passo alla volta, di lavorare giorno per giorno, quindi adesso pensiamo alla gara di Coppa, a cui noi teniamo tantissimo, perché ci darebbe prestigio, ci darebbe insomma visibilità, e cercare di andare avanti è il nostro obiettivo. Chiaramente è un'altra settimana dove abbiamo, come la settimana scorsa, dove abbiamo tre gare in una settimana, è chiaro che dobbiamo giostrare, far ruotare un po' di ragazzi, tra l'altro insomma ruotando io sono sicuro insomma che la qualità della squadra e delle prestazioni non ne risenterà. Per chiudere, a proposito di rotazioni, insomma, notizie positive arrivano sicuramente da Sirri e Iallo, che hanno avuto anche una parte di match per poter da disputare in questo match. Sì, sì, questa settimana abbiamo recuperato anche Lamine e Alex, oggi sono stati fondamentali in uno spezzone di gara critico, così come Beppe La Monica, quindi insomma, ripeto, una rosa importante, quindi me la godo e la sfrutto, spero, al meglio.